Aggiungi il booking online. Crea il sito web per la tua struttura ricettiva e per gestire noleggi, lezioni e le prenotazioni del tuo ristorante. Per aggiungere il componente Booking, vai a sinistra sulla barra degli elementi. Clicca su Booking e trascina nell'area di lavoro uno dei componenti Booking. Puoi scegliere tra hotel, servizi, noleggi, ristoranti e rivendita. Per accedere alla dashboard della gestione del Booking per le strutture ricettive, clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse. Vai su Gestione Booking e clicca a sinistra sul menu. Vediamo insieme cosa comprende. Puoi visualizzare la dashboard generale per verificare lo stato delle prenotazioni o per esportarle. Visualizzare l'elenco completo delle prenotazioni con la possibilità di filtrarle. Verificare la disponibilità delle camere. Oppure gestire e aggiungere nuove camere. Aggiungere, eliminare o modificare servizi aggiuntivi. Creare nuove stagioni. Gestire o creare coupon promozionali. Aggiungere nuovi piani tariffari. E ancora, personalizzare le notifiche di sistema da inviare in automatico ai clienti. Modificare le impostazioni quali indirizzo, impostazioni generali, opzioni della struttura e modalità di pagamento. E infine, tradurre la descrizione dei servizi e delle stanze. Invece, per personalizzare la visualizzazione del componente Booking per le strutture ricettive, da questa icona puoi cambiare il numero delle camere visualizzabili in anteprima, la distanza e l'arrotondamento degli angoli. Con l'icona colori puoi modificare il colore delle anteprime e dei testi. Vai su Stile testi per modificare il carattere e la dimensione dei testi. Clicca sull'icona stella per cambiare il colore allo sfondo e al testo dei pulsanti e per arrotondare gli angoli. Dall'icona occhio scegli se mostrare o nascondere degli elementi dall'anteprima. Cliccando su Stile ricerca puoi modificare sfondo, colore e arrotondamento del pulsante di ricerca. Puoi inoltre personalizzare il colore e l'arrotondamento dei campi di ricerca e il colore e lo stile dell'icona calendario. Dalle impostazioni avanzate puoi cambiare la visualizzazione del componente scegliendo tra la lista e la scheda della camera. Puoi aggiungere dei filtri e nascondere la barra di ricerca per mostrare tutte le camere. Puoi aggiungere un effetto ombra nei riquadri, selezionare una pagina di destinazione e aggiungere la barra di ricerca fissa. Vediamo adesso la funzione per configurare il booking dei servizi, cioè quella funzione che permette ai visitatori del tuo sito di prenotare lezioni e appuntamenti. Per aggiungere e configurare il booking dei servizi, vai a sinistra sulla barra degli elementi, clicca su Booking, poi Servizi e trascina il componente nell'area di lavoro scegliendo tra le diverse anteprime di visualizzazione disponibili. Per configurare il booking dei servizi, clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse. Clicca su Modifica lezioni, poi Gestione booking. Dalla dashboard generale hai accesso al calendario per verificare lo stato delle prenotazioni. Clicca su Esporta prenotazioni per scaricare un file CSV con le prenotazioni ricevute. Clicca su Servizi per aggiungere un nuovo servizio prenotabile. Aggiungi il nome, ad esempio lezione di nuoto, una descrizione, una categoria, un numero massimo di partecipanti, un numero massimo e minimo di prenotazioni per singolo cliente, il prezzo, la tipologia di pagamento, delle note, un tempo minimo e un tempo massimo di anticipo della prenotazione, la variazione di prezzo per stagione ed eventuali servizi aggiuntivi, il periodo di disponibilità e la durata. Puoi inoltre stabilire un programma per singolo giorno della settimana, stabilendo ad esempio la lezione dalle ore 12 alle ore 13, solo per il lunedì, oppure associata ad uno specifico membro dello staff. Infine, come sempre, salva. Clicca su Servizi aggiuntivi e poi sul pulsante Nuovo servizio per aggiungere un servizio correlato al principale. Inserisci nome, prezzo e descrizione. E infine salva. Nella schermata Stagioni puoi applicare prezzi differenti in base al periodo. Clicca su Nuova stagione. Nomina la stagione. Definisci un periodo. E salva.
La sezione Categorie serve per associare il servizio a una categoria specifica. Nomina la categoria e salva. Puoi aggiungere uno staff a cui associare ogni singolo servizio. Clicca su Nuovo membro e aggiungi un'anagrafica con nome, cognome, email, telefono, foto e link ai profili social. Clicca su Sconti se appunto vuoi fornire uno sconto o coupon promozionali da proporre ai clienti. Clicca su Nuovo sconto e inserisci un codice, un valore e una data di validità. Infine salva. Da impostazioni puoi modificare le impostazioni generali della struttura o eliminarla, prevedere dei prezzi differenti in base all'età e configurare le modalità di pagamento per le prenotazioni. Per personalizzare la visualizzazione del booking dei servizi, invece, clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse e clicca su Modifica. Seleziona l'icona stella per modificare lo stile e sull'icona stile dei testi per cambiare stile dei titoli e quello generale. Vai sull'icona catena per cambiare il colore dello sfondo dei pulsanti, il colore del testo e l'arrotondamento degli angoli dei pulsanti. Dalle impostazioni avanzate puoi nascondere o mostrare i campi di ricerca. Puoi filtrare selezionando un indirizzo, una struttura, il tipo di servizio da mostrare o una categoria. Puoi rendere visibile l'indirizzo, aggiungere un effetto ombra, modificare la visualizzazione dell'anteprima, i colori e scegliere una pagina di destinazione, prevedendo che l'utente rimanga nella stessa pagina o che venga reindirizzata ad una pagina specifica selezionabile dal menu a tendina.